Il 15 di aprile, buongiorno, buona domenica, una domenica senza calcio, calcio in lutto per la morte del calciatore del Livorno Morosini, una morte in diretta televisiva ieri a Pescara. Il calcio si è fermato quasi subito dopo aver appreso la notizia di questo malore che ha stroncato una giovane vita di un atleta promettente ma anche molto sfortunato. Di questo si occupano oggi in primo piano moltissimi quotidiani, si parla però ancora della riforma del mercato del lavoro con il ministro Fornero che ieri dal sud, da Reggio Calabria, ha detto chiaro e tondo, avvertendo i partiti, se la riforma in Parlamento non passerà il nostro governo andrà a casa. Ma poi lo stesso ministro del welfare ha attaccato duramente Confindustria. Gli esodati sono un problema delle imprese ed è arrivata diciamo a stretto giro di posta la risposta stizzita della stessa Associazione degli Industriali Italiani. Poi si parla ancora della battaglia dell'IMU, diciamo così, la tassa sulla casa, con posizioni distanti e diverse tra il Partito Democratico e il PDL, entrambi i partiti che sostengono il governo e che appunto martedì si incontreranno insieme anche al leader dell'UDC Casini nuovamente con il premier Monti. Si parlerà di crescita e oggi di crescita ne parla anche in un'intervista al Messaggero il ministro dello sviluppo Passera. E poi c'è ancora tanta lega, diciamo così, con notizie ed interviste che riguardano il dopo terremoto nel partito di Bossi. Allora, cominciamo con la Gazzetta dello Sport. Morte in campo, il calcio si ferma, il giocatore del Livorno Pier Mario Morosini crolla sul prato di Pescara, vani tentativi di rianimarlo, polemiche sui soccorsi, le prime ipotesi infarto o aneurisma, c'è una botta in testa durante la partita, la giornata slitta, domenica prossima si giocherà anche il 25 aprile. Il Corriere dello Sport, tragedia a Pescara. A Pescara Morosini stroncato da un malore, aveva solo 25 anni, muore in campo, il calcio si ferma, compagni avversari in lacrime, subito sospesi tutti i campionati, si torna a giocare sabato 21 e mercoledì 25 turno di recupero. Poi il tempo, la morte in campo, tragedia a Pescara, il cuore di Morosini cede di schianto. E a seguire la Repubblica, muore in campo, calcio nel dramma, arresto cardiaco per Morosini, 25enne del Livorno, la corsa verso l'ospedale di Pescara, inutili i tentativi di rianimarlo, polemica sui soccorsi, ritardati da un'auto dei vigili urbani in divieto. Alcuni commenti, quello di Maurizio Crosetti, increduli e impotenti, e poi un racconto della storia sfortunata di questo calciatore, la vita segnata dall'eroe triste, poi vedremo quanti disgrazie hanno segnato la vita di Pier Mario Morosini. La Stampa, calcio shock, morte in campo, durante Pescara a Livorno si ferma il cuore di Morosini, stop ai campionati, una vita segnata dal dolore ma era sempre ottimista, orfano di padre e madre, un fratello si suicidò. Perché tutto a me? È stato anche nazionale Under 21, ci ricorda La Stampa, che per l'altro pubblica oggi un dossier sui campi minori, un esercito di atleti a rischio. L'allarme del medico degli Azzurri e il ministro Gnudi, il ministro per il turismo e lo sport, che chiede più controlli. Corriere della Sera, invece, ha in primo piano un titolo che riguarda le vicende di politica e di economia in primissimo piano. Cambiano catasto e fisco. La legge delega domani in Consiglio dei Ministri e riguarda la crescita sarebbe pronto un piano in 10 punti. E poi le parole del ministro Fornero, riforma del lavoro a casa, e c'è una lite con Confindustria. Sul Corriere della Sera oggi intervista a Roberto Maroni, diciamo candidato in pectore a guidare la Lega, io, Bossi e il futuro della Lega, intervista a Tutto Campo di Aldo Cazzullo. Il Messaggero, ecco, accennavamo all'intervista al ministro dello sviluppo Passera, avanti per la crescita, occorre un forte impegno su grandi opere e finanziamenti alle imprese, dice Passera, che sottolinea il momento più difficile, ma l'Italia ripartirà con le riforme, poi finalmente giù le tasse. Il Sole 24 Ore ci riporta alla riforma del mercato del lavoro, anche qui ci sono
polemiche, distinguo tra i partiti che sostengono la strana maggioranza di Monti, e spunta una novità. Articolo 18, si allarga il reintegro, riguarda questo titolo, i licenziamenti disciplinari. Nella versione finale del disegno di legge trasmessa al Senato si ampliano i poteri di discrezionalità del giudice. Questo ovviamente non piace agli industriali, che sono nuovamente in allarme. E poi le parole del ministro Fornero: se la riforma non passa, governo a casa, e sugli esodati botta e risposta con le imprese. Un articolo oggi sul Sole 24 Ore del direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli: presidente Monti, serve un passo avanti nella direzione della crescita, chiesta, invocata a gran voce da tutti, molti tra questi sono ovviamente economisti. Libero ci ricorda la strage di Stato. Quale? Quella di 23 suicidi in 3 mesi, imprenditori che si uccidono per mancati pagamenti, fidi negati, cartelle fiscali che non possono saldare, non perché evasori, ma perché non hanno i soldi. Diamo a loro quelli destinati ai partiti, i soldi, l'immenso fiume di denaro destinato ai partiti, propone oggi Libero. E poi il Fatto Quotidiano ci ricorda la sentenza del quarto processo sulla strage di Brescia, l'ironia del Fatto Quotidiano: amara, condannate le vittime. A 38 anni dalla bomba di Piazza della Loggia, le famiglie degli 8 morti e dei 100 feriti subiscono lo schiaffo più vergognoso, pagheranno le spese processuali, tutti assolti, i fascisti imputati. Per il Fatto Quotidiano è una sconfitta infinita. Poi Il Giornale, a proposito delle vicende della Lega, scende in campo mamma Bossi, Ida Mauri, 94 anni a giugno, a Umberto non ho fatto le mani per rubare. E la prima intervista alla mamma dell'ex ormai leader della Lega, difende ovviamente il figlio e attacca le dimissioni di Umberto Giuste, gli altri pensano solo alla cadrega, insomma alla poltrona a salvare il proprio posto. Intervista peraltro andata in onda ieri nel corso della trasmissione In Onda sulla 7. Chiudiamo con Avvenire, che dedica la sua prima pagina al compleanno di Benedetto XVI. Auguri Benedetto, domani il Papa compie infatti 85 anni, questo è l'augurio. E poi c'è la prima vera prima pagina di Avvenire, il cui titolo più importante è dedicato anche qui alla sentenza del quarto processo per la strage di Piazza della Loggia, la giustizia che non c'è. Ci fermiamo qui, tra poco approfondiremo alcune delle notizie di cui vi abbiamo parlato. Che giornata. Allora, in questi fotogrammi, in questi scatti immortalati, in questo caso dalla stampa, che abbiamo visto lungamente anche ieri durante il telegiornale, gli ultimi disperati istanti di Morosini, si sente male, tenta di rialzarsi, crolla mentre un compagno cerca di fermare il gioco. Poi il massaggio cardiaco che è stato praticato al giocatore del Livorno dal medico e dal massaggiatore del Pescara. Insomma, una giornata terribile per il calcio italiano, che si è fermato. Racconta oggi la stampa, in un bell'articolo di Fabio Poletti, questo sfortunato calciatore. Una vita di tragedie, ma il tempo è dalla mia. La vita gli aveva regalato quasi niente. La morte si è presa tutta, nemmeno 26 anni, li avrebbe compiuto il 5 luglio. Pier Mario Morosini aveva imparato a convivere con così tanto dolore che si fa fatica anche a immaginarlo. A 14 anni un brutto male aveva portato via suo padre Aldo, 2 anni dopo la madre Camilla. Gli erano rimasti un fratello e una sorella più grandi, entrambi disabili gravi. Il primo si è suicidato pochi anni fa, la sorella è ricoverata da sempre in un istituto. C'era zia Miranda a occuparsi di lui, che oggi, se fosse ancora viva, avrebbe più di 90 anni. Eppure Morosini si era aggrappata all'esistenza come pochi. Spesso mi sono chiesto perché sia capitato tutto a me, ma non riesco mai a trovare una risposta, e questo mi fa ancora più male. Però la vita va avanti. I primi calci li aveva tirati sul campetto del Monte Rosso a Bergamo, dove ogni tanto tornava. Ma erano più le volte in cui Anna Vavassori, la sua fidanzata, volava a Livorno da lui con il cagnolino Whisky. Anna, che su Twitter mette le foto dell'ultima gita all'Elba e un messaggio da ragazzina. Anna senza più futuro, che gioca a volley in Serie C e che
Ieri, invece che essere sul campo dove avrebbe dovuto disputare l'ennesima partita, è corsa in macchina fino a Pescara in ospedale, dove è finita la carriera e la vita di quel mediano che galoppava come un matto e che aveva fatto accendere una lampadina ai talent scout dell'Atalanta. Era un ragazzo intelligente, uno che aveva stoffa, anche se sul suo volto c'era sempre un velo di tristezza, così sulla stampa. Poi le polemiche le attingiamo a Repubblica. 5 minuti di fatale ritardo, la macchina dei vigili urbani ha bloccato l'ambulanza e ieri la sede dei vigili urbani di Pescara sembrava un fortino sotto assedio, fuori dai cancelli pattuglie di polizia e carabinieri a sorvegliare per fare in modo che la rabbia degli ultras delle due squadre Pescara e Livorno non prendesse il sopravvento. Dentro la caserma c'è stata una riunione drammatica, il comandante ha chiamato a raccolta tutto il personale presente allo stadio. Sotto accusa c'è un'auto di servizio appunto della polizia municipale che durante la partita ha bloccato l'ingresso all'ambulanza che doveva soccorrere Morosini, e forse quei 5 minuti di ritardo sono stati fatali. In quei secondi drammatici un vigile del fuoco è stato costretto a rompere il vetro dell'auto per riuscire a spostare la macchina e far passare così l'ambulanza. E ora c'è anche un'inchiesta della Procura della Repubblica di Pescara. Si cercherà di capire anche attraverso l'autopsia se quei minuti siano stati davvero decisivi a causare la morte del giovane calciatore. Quei 4-5 minuti di ritardo sono stati ininfluenti, ha fatto sapere il primario di cardiologia dell'ospedale di Pescara. Il ragazzo ha avuto, a mio avviso, un arresto cardiaco immediato. Nonostante un'ora e mezza di tentativi, il suo povero cuore non ha più battuto un colpo. Gettare adesso la croce addosso al vigile mi sembra troppo. La FIGC, dicevamo, ed è un titolo questo ancora da Repubblica, ha deciso lo stop di tutti i campionati in questo weekend, un campionato dunque che chiude per lutto. Qualche distinguo però c'è stata, non tutti i presidenti di Serie A erano d'accordo alla decisione, solo Zamparini, patron del Palermo, lo ha detto apertamente: si doveva giocare, sarebbe stata la vittoria della vita contro la morte. Altri avrebbero voluto giocare oggi tutte le partite alle 3 del pomeriggio, ma la decisione finale è stata quella di fermarsi. Poi vogliamo ancora, a proposito delle notizie di oggi, passare ad altri argomenti. Il braccio di ferro tra il ministro Fornero e Confindustria. Ministro Fornero che ieri, parlando nel profondo sud a Reggio Calabria, ha avvertito i partiti, come sapete è cominciato l'iter parlamentare della riforma del mercato del lavoro. Ebbene, o passa la riforma o il governo va a casa. Insomma, Fornero torna a ripetere con forza che il disegno di legge sul lavoro resta il discrimine per la sopravvivenza dell'esecutivo e quindi del Parlamento. E poi ha pronunciato un'altra frase che ha scatenato molte polemiche, la frase secondo cui gli esodati li creano le imprese, mandando fuori i dipendenti e ponendoli a carico della collettività. Parole che hanno scatenato la reazione stizzita di Confindustria. Queste parole destano sorpresa e sgomento, danno una rappresentazione delle imprese non realistica e offensiva. Vogliamo mostrarvi ancora, restando sulle pagine del Corriere della Sera, nuovi scenari che riguardano il catasto, agevolazioni ridotte e nuovo catasto, ecco la delega fiscale. È una settimana, quella che si apre domani, decisiva per la definizione di alcune partite economiche, tra cui appunto la delega fiscale e il dossier sulla crescita, mentre vacilla la tenuta della maggioranza sul fronte dell'IMU a rate della riforma del mercato del lavoro. Domani pomeriggio un consiglio dei ministri straordinario si occuperà della delega fiscale e del beauty contest, insomma delle frequenze. Slitta invece a un altro consiglio dei ministri, in programma per mercoledì, il varo del documento di economia e finanza con la probabile revisione al ribasso delle stime sull'andamento negativo del PIL, cioè della crescita della ricchezza del nostro paese. Monti già domani potrebbe anche varare l'atteso fondo tagliatasse, nel quale dovrebbero confluire le maggiori entrate fiscali dalla lotta all'evasione. Poi vogliamo farvi vedere ancora dai giornali di oggi l'intervista al ministro Corrado Passera, al Messaggero. È il momento più difficile, dice il ministro dello sviluppo, ma il paese ha le forze per ripartire.
dice Passera, ci confermiamo uno dei paesi più forti e in crescita in tema di esportazione e continuiamo ad avere migliaia di aziende che crescono in tutto il mondo. Complessivamente famiglie e imprese non sono sovraindebitate e non dobbiamo smaltire bolle finanziarie e immobiliari. E poi passa ad elencare tutti i provvedimenti che appunto il governo vuole mettere in campo per dare finalmente concretezza alla parola, al mantra della crescita. Di questo raccontano oggi alcuni retroscena, molti articoli dei quotidiani. Vi facciamo vedere a chiusura anche dal Corriere della Sera questa intervista a Roberto Maroni, è un'intervista sul Corriere della Sera di Aldo Cazzullo. Dopo Bossi, mai più un leader carismatico, il nuovo segretario potrei non essere io. L'ex ministro dice fare pulizia ma senza caccia alle streghe, decideremo al congresso se allearci nuovamente con il PDL. Poi, dice ancora Maroni, l'indipendenza della Padania resta il nostro progetto e il momento è propizio. E parla anche di quali sono le prospettive al voto amministrativo prossimo del 6 maggio. Di Lega parleremo comunque ampiamente nel corso del nostro dibattito, a partire dalle 7.55 circa, tra i nostri ospiti anche Emanuela Dallago, che è una dei tre reggenti della Lega in questo momento, e quindi insomma avremo di che approfondire. Adesso la parola al nostro Giuliacci per una prima anticipazione delle previsioni meteorologiche. Buongiorno. Buongiorno, grazie innanzitutto per la linea ad Andrea Pancani. Allora, un flash sul tempo che farà oggi: sarà ancora una giornata piovosa su tutta l'Italia, con nevicate sulle Alpi al di sopra di 1400 metri, forti venti di libeccio soprattutto sulle regioni meridionali e ancora un po' freddino al centro-nord. Insomma, una giornata direi quasi tipicamente invernale. Vediamo per un attimo l'immagine del satellite. Vedete anche oggi l'Italia ricoperta da nuvole dalle Alpi alla Sicilia, la bassa pressione che si affaccia sul Ligure. Insomma, non ci sono speranze perché possa essere una bella giornata. Per il momento termino qui, do la linea al telegiornale condotto da Fabio Angelicchio.